Un intero territorio unito in nome del CAPT di Praia a Mare. Sembra che le ultime manovre del governatore della Calabria Mario Oliverio abbiano messo tutti d'accordo, o quasi, i primi cittadini del distretto Alto Tirrenico. Tra questi c'è anche il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, che ha piena fiducia nel lavoro di Oliverio, soprattutto nei confronti del CAPT di Praia a Mare. Non ha promesso mari e monti, ha spiegato Vetere, ma ha dettato una linea precisa. Non ho detto che si riaprirà l'ospedale di Praia con le stesse funzioni che aveva in precedenza, ma ci saranno delle garanzie per i cittadini dell'Alto Tirreno Cosentino, ci sarà, si andrà avanti anche sull'ottica finanziata dai sindaci del comune di Praia e quello di Tortora, che naturalmente hanno combattuto anche una battaglia da tempo anche in sede giudiziaria che gli ha dato ragione. Quindi noi siamo fiduciosi che sull'Alto Tirreno Cosentino e quindi a Praia Mare si torni a avere un servizio migliore per quanto riguarda naturalmente la chirurgia, per quanto riguarda l'urgenza e tante altre cose che naturalmente allo Stato mancano. Piena fiducia in Mario Oliverio, quindi lontano invece da alcuni esponenti politici, parlamentari e regionali del Tirreno Cosentino che verso la questione ospedale sono stati poco convincenti. Su questo punto Vetere è stato chiaro. Nulla di personale verso qualcuno, ha spiegato il sindaco di Santa Maria del Cedro, ma troppe volte le aree periferiche sono state dimenticate. La funzione che si è chiamata a svolgere, che possa essere quella di presidente di regione, consigliere regionale o altro, che ci è stata affidata, o sindaco, che ci è stata affidata dai cittadini, deve essere svolta in un modo pieno e completo. Non si devono fare le battaglie per il territorio tanto per farne, ci mancherebbe, ma bisogna evidenziare quelle che sono le problematiche di un territorio. Noi abbiamo, io dico sempre facendo le battute, poi magari non vengo d'intesa, io dico sempre che la Calabria incomincia a Tortora e si snoda. E io penso che da Tortora in poi ci deve essere una visuale della Calabria in un modo complesso, tenendo presente quelle che poi sono le cittadine che noi andiamo a incontrare sul territorio. Cioè, io lo faccio ogni giorno per lavoro, insomma, per arrivare a Paola, diciamo, che è la prima cittadina che abbiamo, che parte da Praia a Mare con altri 80 km da fare. Questo significa che anche per la giustizia oppure per quello che riguarda gli ospedali, naturalmente i cittadini che abitano a Raieta, che abitano a Tortora e via del genere, hanno delle difficoltà, naturalmente di questo si deve tener conto, insomma.